In questo terzo appuntamento con il nostro canale video e TV esamineremo assieme un filmato interessante sotto molti punti di vista. Si tratta di questa pellicola 16 mm realizzata, come vedete, dalla BBC, la televisione di Stato inglese, al momento in cui la CX faceva il suo accesso anche in quel mercato. Siamo alla fine del 1974. La CX è già l'auto dell'anno del 1975 e in questo video viene confrontata con l'oggetto mitico di Citroën con la DS, ma anche con un altro mito di Citroën con la 2 cavalli. Può sembrare un confronto impossibile quello con la piccola bicilindrica, ma dobbiamo ricordare che è l'anno della grande crisi petrolifera, per cui la 2 cavalli torna prepotentemente d'attualità. Sia in Francia, dove viene presentata addirittura una versione ipereconomica chiamata 2 cavalli special, che rinuncia anche al terzo vetro laterale, monta il motore più piccolo e costa e consuma veramente pochissimo, sia anche nel mercato italiano, dove l'anno successivo la 2 cavalli ritorna dopo esserne uscita quasi 10 anni prima, in quel 1967, che aveva visto il lancio della Diane. Tornando al nostro filmato, che è squisitamente British, sia per l'abbigliamento del giornalista che non si toglie neppure i guantini da pilota quando si pone al volante della CX, che certo non è un'auto sportiva, dicevo, tornando al filmato, vedremo questo confronto impossibile con la DS, da cui la CX esce vincitrice con alcune generosità del giornalista che gli assegna un'abitabilità e un bagagliaio addirittura superiori a quelli della DS, merito del lavoro dello stilista Michel Armand, che in delle volumetrie oggettivamente più piccole rende un'impressione di spaziosità nettamente superiore a quella della DS. Dicevo, quindi, questo confronto impossibile tra due vetture separate da 20 anni di produzione, quelli della DS nel 1975, e che ne vedranno altri 15, quelli della CX, che continuerà la sua carriera sino al 1990 con l'arrivo dell'XM. Ma vediamo il filmato. Da come vanno i prezzi delle automobili e i costi di esercizio, molti dicono che dovremmo accontentarci di auto sempre meno complicate. Ma la Citroën da 20 anni ha la risposta giusta, la buona vecchia 2 cavalli sempre in gamba. Due giovani hanno portato una 2 cavalli attorno al mondo e hanno pubblicato un libro su questo loro viaggio. La 2 cavalli non è un'automobile giocattolo. Ha due cilindri, è raffreddata ad aria, ha 4 posti, 4 porte e un tetto apribile. I fari rettangolari di cui è dotata sono stati concepiti per dare un miglior fascio luminoso nelle curve. Ma non tutti hanno le medesime esigenze in fatto di automobili. Un modo per risparmiare è l'aerodinamicità. La Citroën ha veramente fatto centro in materia di aerodinamica con la sua nuova vettura, la CX, cui è stato attribuito il premio Vettura dell'anno. Inevitabilmente la gente la paragonerà alla DS. E se mettiamo le due vetture a confronto, la CX ovviamente ne esce avvantaggiata. È più bassa, più filante e benché abbia praticamente lo stesso motore, ha più potenza e migliori prestazioni. Guardandole tutte e due di profilo, si vede come la CX è ben più bassa della DS. Ha una linea filante e allungata e ha molto spazio all'interno ed un baule più capace di quello della DS. Ciononostante è più corta di 24 centimetri. Il motivo è che il motore è montato trasversalmente, per la prima volta su una Citroën.
La Citroën l'ha chiamata CX, perché questo è il termine tecnico per designare il coefficiente di penetrazione nell'aria. Indica cioè quanta resistenza la macchina incontrerà muovendosi in una massa d'aria. Questa è una forma ideale che si muove nell'aria senza sforzo, con la parte anteriore profilata, i fari incorporati, il cofano liscio, il parabrezza molto inclinato, le ruote posteriori carenate e la coda tronca. Tutto questo significa una linea molto aerodinamica. Con questa forma si incontra probabilmente da un quarto ad un terzo di resistenza in meno per questa macchina di quanto non si incontrerebbe con una berlina normale. E questo vuol dire che si risparmia benzina a tutte le velocità. Anche sotto il punto di vista della sensibilità al vento laterale, la CX è a posto. Infatti, circa i due terzi del peso sono concentrati nella parte anteriore della vettura, che essendo una trazione anteriore, acquista grande stabilità. Così abbiamo aerodinamicità e stabilità assieme. Molti pensano che l'aerodinamicità sia importante solo ad alte velocità. Ma col vento che soffia in questo momento dal mare, basta stare fermi sulla spiaggia per rendersi conto delle forze con le quali abbiamo a che fare. E quando ci si rende conto che la Citroën ha una forma così efficace che non ci vuole più forza per spingerla attraverso l'aria di quanto non ce ne voglia per spingere un pezzo di legno di queste dimensioni, si capisce perché un numero sempre crescente di fabbricanti di automobili progettano le loro vetture con l'ausilio della galleria del vento. Il raggio di sterzata è abbastanza ridotto per una vettura di queste dimensioni e una cosa interessante è che ha un rollio molto minore di quello della DS. Così chi eventualmente trovava che la DS gli faceva sentire un po' di malessere non avrà problemi con la CX. Naturalmente questa vettura ha barre antirollio più grosse. Questo sistema di sospensioni idropneumatiche trae energia da una pompa ad alta pressione. Con il freno servo assistito basta appoggiare il piede sul pedale del freno ed esercitare una leggera pressione, senza bisogno di spingerlo giù fino al pavimento per ottenere una pronta ed efficacissima frenata. La stessa pompa alimenta anche, eventualmente, lo sterzo servo assistito. Questa macchina ha le stesse sospensioni idropneumatiche che fecero tanta sensazione quando la Citroën le montò sulla DS diversi anni fa. Non ci sono molle metalliche, è tutto gas e olio. E sono anche ad altezza costante. Questo vuol dire che si può variare l'assetto della vettura solo muovendo una leva tra i sedili se si trova un terreno accidentato, aumentando così l'altezza libera dal suolo. Ma il grande vantaggio è che si viaggia con lo stesso assetto sia che sulla vettura viaggi solo il guidatore, sia che vi siano 5 passeggeri ed il baule pieno di bagagli. Come tutti sanno, su una vettura con sospensioni di tipo tradizionale, il comfort e la tenuta di strada sono largamente influenzati dal carico e dalla sua disposizione sulla vettura. Ma sulla Citroën questo non avviene, grazie appunto alle sue sospensioni. Sotto il cofano il motore è praticamente lo stesso della DS, ma è leggermente più potente, è montato trasversalmente ed è inclinato in avanti. Il grande lunotto posteriore è concavo, il che aiuta a liberarlo dall'acqua quando piove. E l'interno è arredato nel modo lussuoso e originale che uno si aspetta dalla Citroën. Nelle portiere sono previsti gli alloggiamenti per 4 altoparlanti, gli alzacristalli anteriori elettrici. Gli appoggiatesta sono regolabili, basta fissarli mediante diversi bottoni a pressione. Le nuove Citroën utilizzano sempre soluzioni rivoluzionarie. Per esempio questo cruscotto sembra quello di un'astronave. Non è solo bello e moderno, è anche funzionale, con tutti i comandi a portata di mano. Luci di posizione, mezze luci, abbaglianti, lampeggiatore, indicatori di direzione, clacson, lavavetro, tergicristallo. Tutto lì, dove le dita li possono raggiungere senza togliere le mani dal volante. E poi, sopra il cruscotto, una serie completissima di spie luminose e di indicatori, tra cui una spia che indica quando le pastiglie dei freni sono consumate. Il famoso volante ad una sola razza della Citroën consente un'ottima visione del cruscotto. Alla Citroën piace fare le cose con un solo elemento. Le prime DS avevano un solo bullone per fissare le ruote. E in questa c'è un tergicristallo con una sola spazzola. È una soluzione ereditata dalle corse. La spazzola unica del tergicristallo si muove sempre nella direzione del flusso d'aria, così che anche ad alte velocità non si stacca dal parabrezza.
È una bella macchina da guidare, molto comoda, con molto spazio per i passeggeri e per il bagaglio. Credo che ne vedremo in giro parecchie e per molti anni. È molto veloce, viaggia benissimo in autostrada ad una velocità massima di 174 km orari. Nella nostra prova, pur guidandola molto veloce, abbiamo ottenuto un consumo interessante. Un film questo realizzato senza economia di mezzi, vedete che c'è anche l'uso di un elicottero per le suggestive immagini della CX in corsa sulla spiaggia, senza economia di mezzi, nello stile tipicamente della BBC. Il programma si chiamava Wheelbase, andava in onda settimanalmente presentando le principali novità del mercato automobilistico, e comunque un pezzo di storia estremamente suggestivo ed affascinante per la bellezza delle immagini. Ci vediamo presto con un altro filmato dedicato invece alla carriera sportiva della CX. Grazie e buona serata.